Eccoci qui amici, ho finito, credo, una decina di minuti vedere SmackDown. Mi sono preparato già il foglio per il draft, i miei trasferimenti secondo il mio pensiero, quindi preparatevi al video che arriverà a breve sicuramente. Ma questa puntata di Friday Night SmackDown è stata caratterizzata da tanti avvenimenti, ovviamente. La cosa principale è l'incoronazione del capo tribù, capo tribale di Roman Reigns, e poi ha detto a suo cugino Jey Uso, ha detto: se vuoi io ti do la rivincita. Ora credo che, sicuramente credo che sarà rivincita, ma ho controllato su Wiki, il match tra loro due non è ancora menzionato, quindi diciamo che probabile che settimana prossima Jey Uso accetterà. Poi Jey Uso, che quindi poi a un certo punto è intervenuto al segmento di Roman Reigns, ha sfidato Jey Styles e lo ha battuto in una battaglia abbastanza avvincente. Otis, con i suoi soliti match abbastanza flash, ha battuto ancora una volta John Morrison, chissà dove stava The Miz. Poi Sheamus con due Brogue Kick ha battuto Shorty Gable. Poi c'è stato un Six Man Tag Team Match, King Corbin, Cesaro e Nakamura contro Matt Riddle, che ha cambiato capigliatura, queste treccine un po' rasato. Lince Dorado e Gran Metalik, a vincere sono stati proprio Matt Riddle, Lince Dorado e Gran Metalik. Poi finalmente questa donna misteriosa è comparsa, è Carmella, che ha detto che lei è pronta a conquistare il titolo, che sia di Raw, di SmackDown, quello femminile ovviamente non importa. Lei si definisce intoccabile. Sasha Banks in un promo inoltre ha sfidato Bayley per il titolo femminile di SmackDown. Nel main event, bel main event, Sami Zayn si è riconfermato campione intercontinentale, ma lui non si definisce un campione, cioè è un campione indiscusso, ma non con due cinture, gliene bastavano infatti quella che era di Jeff Hardy, l'ha buttata in un bidoncino. E settimana prossima avremo finalmente questo scontro tra Sheamus e Big E, un false count anywhere match, e come non dimenticare il Kevin Owens show con ospite Alexa Bliss. Ad un certo punto Alexa nomina la famosa frase "Let me in", ovvero la catchphrase di The Fiend. Un The Fiend che interviene a malincuore di Kevin Owens, costringendo lo stesso Owens ad una Mandible Claw. Quindi settimana prossima avremo anche The Fiend contro Kevin Owens. Quindi diciamo che poi, insomma, per Kevin Owens si aprono le porte per una determinata cosa. Nel video del draft lo capirete, quindi bella puntata come di consueto di SmackDown. Noi ci vediamo, penso di riuscire già oggi per il video del draft, che ricordo inizierà no da lunedì con Roma, da venerdì della settimana prossima, per poi concludersi il lunedì dopo a Roma. Grazie a tutti, di nuovo buon fine settimana, noi ci vediamo ai prossimi video, ciao!